Il bianco non è altro che una tavoletta dove poter partire e poter esprimere la forma pura, la forma senza condizionamenti e senza pathos, no? Che grida tanto il colore. C'è una materia che si studia all'università, che ho studiato, che è molto interessante, che è estetica dei materiali. Bene, estetica dei materiali. L'uomo ha usato i materiali a disposizione, che erano lo sterco di pipistrello nella grotta, per poter fare i primi graffiti, affreschi e via discorrendo. L'uomo, con la sua tecnologia avanzando, ha usato anche altri materiali, che dall'uso della pietra al polistirolo, per esempio, al vetro, al legno, al cemento, alla resina. La patina bianca ridà ad ogni materia una dignità pari e in qualche modo, eliminando tutte quelle sovrastrutture, il bianco consente di poter osservare e godere della forma pura degli oggetti. Questa patina bianca confonde le idee in qualche modo, camuffa il materiale, per cui ed ecco che un rosario di polistirolo sembra pesante di cemento o di legno, invece una scarpa di cemento che sembra così leggera e di cemento invece sotto, per cui questa patina camuffa e dà un po' quello che si chiama il cortocircuito, no? Nella percezione visiva. Chiaramente non mi fermo soltanto ai materiali tattili, uso anche la videoarte. In questo caso abbiamo una videoproiezione su un'opera, Sant'Antonio. Uso lo specchio, in quel caso come ritrattami, c'è la figura di un bambino mai nato, che mai nato può essere anche un pensiero mai nato, ecco, poi sta a chi osserva cosa gli suggerisce l'opera. Ecco, in quel caso c'è una combinazione di materiali, c'è stampa fotografica, acrilico, legno, ferro, specchio. Questa patina bianca li accomuna tutti sotto la stessa coltre, se vogliamo, no?